con questa manovra siamo in presenza di un vero e proprio sterminio dei diritti e sterminio dei disabili. Dovrebbero essere qua i politici della maggioranza e giustificare di fronte alle telecamere e all'opinione pubblica lo schifo che stanno facendo. Perché tanto arrabbiata? È uno schifo, le famiglie sono abbandonate a se stesse. Cioè una mamma che ha altri due figli, come fa? Deve seguire solo a lui e quegli altri due li butta? Ci vuole una persona dietro a lui, a scuola, sarà solo. Sono due giorni che è cominciato a scuola, sarà solo. E a suo figlio era stato negato il diritto di andare a scuola perché non c'erano abbastanza insegnanti di sostegno. Le ore di sostegno erano pochissime e Cristiana quindi non poteva restare in classe e seguire come gli altri bambini. Siamo abbandonati a noi stessi, famiglie che comunque non sono in grado di poter gestire poi una situazione del genere. Le persone disabili non devono mai mollare e continuare a denunciare. So che è difficile, i genitori sono stufi, il sostegno manca, però non dobbiamo mollare. Bravo! Significa che se un bambino è a scuola e ha il pannolone, la mamma deve essere sempre disposta, immediatamente non potrà uscire di casa, perché nel momento in cui gli arriva la chiamata dovrà andare a casa a cambiare a scuola a cambiare il pannolino al bambino. Mio figlio ha iniziato l'altro ieri la scuola, il 12 settembre, la scuola senza neanche un'ora di sostegno. Oltre ad avere la sindrome di Down ha avuto pure la sindrome di West, che è un tipo di epilessia fortissima che gli ha lasciato dei tratti autistici. Sono andata io in persona insieme al preside dal provveditore e la risposta è stata: signora, non ho tempo da perdere, mi potrei solo intenerire nell'ascoltarla. L'unica risposta che le posso dare: non abbiamo soldi. Lei lo sa quanto guadagna il presidente della provincia di Bolzano? Provincia di Bolzano, 26.000 euro al mese. Le sembra logico questo? Lei sa io quanti insegnanti di sostegno specializzati, formati, aggiornati io tengo in cattedra così? Volevo dire un'ultima cosa al presidente della Repubblica che mi ha spedito una lettera. Faccia qualcosa, faccia cadere questo Parlamento, tutte queste persone che stanno lì senza fare niente e giocano sulla vita di chi invece muore ogni giorno. Noi disabili ci uccidono ogni giorno. Questo è veramente vergognoso, basta.